la parola al sindaco e poi iniziamo la cerimonia di prenotazione. Io solo per dire che siamo soddisfatti come amministrazione comunale del risultato che ha raggiunto questo torneo e siamo a disposizione per ulteriori iniziative che possono essere realizzate sul nostro territorio. Certo, cose da migliorare ce ne sono sempre e quindi lavoreremo assieme per riuscire a farle nel migliore modo possibile. Spero che la permanenza sia stata di vostro gradimento, che il torneo sia andato ognuno secondo le proprie aspettative e veramente l'augurio è di potervi rivedere di nuovo qui ospiti amicomosi per altre iniziative importanti. Saluti al presidente Melendino, che è qua presente prima di procedere alla presentazione, che è venuta appositamente. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa premiazione, do il benvenuto da parte del Comitato Scientifico Siciliano. Siamo a Nicolosi per la seconda volta in 6 mesi. Abbiamo organizzato nel mese di giugno uno stage di formazione per giovani talenti, un evento diverso da questo di oggi, di formazione ma di grande spessore, evento che ci ha dato tantissimi consensi ed è stato considerato evento pilota in campo nazionale. Presumo che continuerà sia in Sicilia e anche sarà emulato da altre realtà italiane. Abbiamo anche oggi concluso un festival di grande livello tecnico e di grande successo di partecipazione. Questo in netta controtendenza con quelle che sono le situazioni attuali di oggi, la crisi economica, la difficoltà a impegnarsi per motivi familiari e altro in tanti giorni di gioco. Eppure la manifestazione è riuscita. Unico elemento denominatore, anzi elemento comune, alle due manifestazioni, oltre che naturalmente il territorio di Nicolosi che ci ha ospitato, è stata la presenza di una donna che voglio indicare, Agata Marzaduri, a cui vi prego di fare un applauso. Che ha praticamente creduto sin dall'inizio in queste avventure col mondo degli scacchi, che in assemblea a marzo a Città del Mare si è proposta per organizzare lo stage, che ha saputo coinvolgere il Comitato Scacchistico Siciliano, che ha visto in lei il punto di riferimento locale, coinvolto il CONICU Sicilia. E quest'oggi ha saputo organizzare un evento rivolgendosi alle persone giuste. Questa per me è una grande capacità, è un elemento di programmazione o di strategia, diciamo, non indifferente, rivolgendosi a un'associazione, gli amici della scacchiera di Erice, oggi rappresentati da Salvatore Oddo e da Alessandro Monaco, che hanno fatto dell'evento di Erice, del loro evento internazionale, un elemento, un torneo di carattere veramente internazionale. Oggi si abusa quando si parla di internazionale. Bene, Erice è la rappresentazione reale di quello che significa fare una manifestazione, con grossi numeri e di grande livello tecnico. Agata ha colto probabilmente dall'associazione di Erice la voglia di esportare questa loro conoscenza e di impegnarsi anche in altri posti. Li ha coinvolti, sono stati, credo, felicissimi di partecipare e hanno reso questo evento anche loro, con il loro contributo, indimenticabile, perché questo è il primo evento, l'evento di esordio, e devo dire che già dall'esordio ha avuto un successo che è incredibile. Esatto, ha avuto un numero che fa paura realmente, 90. Detto questo, voglio per concludere ringraziare assolutamente il comune di Nicolosi nella persona del sindaco Antonino Borzì, che ci ha accompagnato nell'occasione dello stage, ci ha conosciuto, ci ha apprezzato e ha voluto anche investire qualche risorsa in questo festival. E questa non è cosa da poco, perché col senno di poi, quando le cose hanno successo, dice: è facile allora prevedere. In realtà il mondo degli scacchi è un mondo particolare, è un mondo che è visto anche con diffidenza in taluni ambienti, perché molti lo reputano cervellotico. Voi non sapete quanti presidi, oggi ne parlavo con la mia amica Silvana Giacobbe, non sapete quanti presidi quando presentiamo un progetto nell'elementare o nelle medie ci dicono: no, chi scacchi, no, troppo difficile, dice no, una cosa allucinante, non è pensabile. E in realtà noi con i ragazzi, con i bimbi abbiamo sfondato, abbiamo creato in Sicilia un settore giovanile che fa invidia a tutto il resto dell'Italia e crediamo in questa strada. Ecco, quindi devo dire che due eventi in cui questo comune ci ha accompagnato, io spero che queste autorità continuino a starci accanto, perché abbiamo progetti sempre più ambiziosi, perché il difetto e il pregio di noi scacchisti è che non ci accontentiamo mai, non siamo mai in grado di stare fermi, non siamo mai capaci di stare fermi, quindi chi c'è accanto, insomma, deve sopportarci sotto questo punto di vista. Quindi un ringraziamento alle autorità di Nicolosi da parte di tutto il movimento scacchistico siciliano. Posso aggiungere che sono 26 anni che non c'era una rappresentazione così importante
nella provincia di Catania, quindi io sono soddisfatto e molto orgoglioso anche di questo. Guarda, non solo, io devo procedere con dei ringraziamenti. Innanzitutto ovviamente devo ringraziare l'amministrazione e devo ringraziare l'assessore Borzì, che a parte col sindaco ho torturato costantemente. Poi devo ringraziare, a parte gli amici della Scacchiera, che ovviamente non ho modo di ringraziare se non elogiare per tutto il lavoro che abbiamo fatto fianco a fianco ogni giorno insieme, con grande attenzione, e senza Alessandro Monaco e senza Salvatore Oddo non avremmo potuto fare questa manifestazione. E poi devo ringraziare assolutamente e il referente che è stato qua fondamentale, il Comune di Golosi, che appunto è Gaetano Mendola, nonché senza lui molte cose non le avrei potute ringraziare, Giuseppe Fabiano, e non in ultimo devo ringraziare un mio caro amico che è Nando Cacciola, consigliere comunale, il quale ho torturato per cercare di aiutarmi a trovare i soldi e coinvolgere il più possibile persone, perché senza di lui questa associazione di Aci Castello non sarebbe esistita. Quindi è stata voluta da lui ed è giusto nonché alla la dimissionaria presidente della Giuffrida, che ci ha accompagnato fino a 15 giorni fa in tutta questa grande avventura. E inoltre, prima di procedere alla premiazione, è doveroso per me ringraziare il CUS Catania, quindi la persona del dottor Mauro. Devo ringraziare ovviamente la Federfarma di Catania, perché ci hanno dato dei piccoli sostegni, e l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania e l'Ecofar e qualche altra poi amministrazione che comunque ci ha consentito di fare questa manifestazione, perché è abbastanza oneroso fare una manifestazione di questo genere senza l'aiuto di tutti e la sinergia, di cui fondamentale è stato ovviamente il sostegno dato dal Comune di Nicolosi e anche dalla Funivia dell'Etna, e noi non avremmo potuto fare questo evento. E ovviamente non in ultimo devo ringraziare i partecipanti, perché senza di loro non si può giocare a scacchi.